Salve a tutti ragazzi e bentornati su Guido sul server 2, qui il nostro Redez con un gioco che voi probabilmente non avete mai visto. Sto parlando di Ultima Online, il nostro... la pinna assassina no, la pinna assassina è bastarda, questa me la ricordo benissimo. Ok, adesso vi dico tutto, eh. So che siete spaesati, che questa grafica magari non vi piace, e questa se mi tocca m'ammazza, mi trita le ossa proprio, E porca miseria, non mi ricordo minimamente come cazzo si fanno le cose. Ok, faccio un elementale dell'acqua. Vai, elementale, attacca. Questo era un gioco che mi ha portato via l'adolescenza, praticamente. È Ultima Online, lo ripeto, e siamo sul server di Terre Incantate. Io sono un newbissimo, non mi ricordo assolutamente nulla. Però posso fare gli elementari del fuoco, che mi danno gusto. Come vedete ho degli oggetti, ho un casco, è un GDR in piena regola. Ho degli orecchini, una collana, l'anello e un altro anello, un ornamento. Questo è l'ornamento del mago, è un artefatto. Questo è il mio inventario, ok? Io faccio questo video perché spero di far rinnamorare qualcuno di voi per questo gioco. So che la grafica... Non è il massimo, anzi fa cagare. Però quando ci stavo io online, della grafica non mi fregava assolutamente un bel niente, perché c'era tutto il resto. E questa è l'armatura, ti è scritto chi l'ha craftata, c'è scritto se si autoripara questa, c'è la resistenza al freddo. E infatti qui abbiamo poi tutte le statistiche. Ok, queste sono le cavalcature che possiamo avere, questa è l'intelligenza, la forza e l'agilità. Perché gli stai facendo vedere questo? E soprattutto che cazzo è sta roba? Che sta succedendo qui? Albero amico. Posso farlo pure io l'albero amico? Aspetta che... E ho detto, perché mi stai facendo vedere questa merda? Perché è il gioco più bello dell'universo, secondo me. Ed è anche il gioco che ha segnato la mia infanzia. In realtà avevo quasi forse 17-18 anni quando giocavo a questo, quindi ero abbastanza maggiorenne. Ed è un mondo nuovo, cioè è tutta un'altra cosa questo mondo. È tutta una cosa da scoprire, ragazzi. Questo è il mio libro di magia. Ci sono dal primo all'ottavo circolo. Ovviamente per arrivare all'ottavo circolo dovete in qualche modo passarci un bel po' di tempo, insomma. È il solito GDR che ha bisogno di un sacco di tempo per andare avanti. Si cioppa anche qui, addirittura si può raccogliere la legna, si possono fare i vestiti e si possono fare i portali. Vedete questi libri qua? Sono i libri delle rune, dove ci sta la casa di alcuni amici. Anzi, adesso andiamo a vedere... Aspetta, andiamo a vedere dove ha aperto il posto. Trez ci sta aiutando per fare un giro. Si possono costruire le case. Diciamo che è uno dei Minecraft... quello che adesso per voi è Minecraft, per noi era all'epoca Ultima Online. Vedete quante robe ci stanno? Cioè, ci sono le case, ci sono le gilde. Non so se posso entrare. Questa è casa di Trez. Aspetta che lascio la mia cavalcatura fuori. Ok, si possono mettere le cavalcature a riposo. Vedete che c'ha l'arco. Questo è un artefatto, no, è un torneo. Ho vinto questo in un torneo. Ok, così si scriveva. Se volevate scrivere in pubblica dovevate fare ciao a tutti. Bisogna allevare gli animali, tamarli, cioè domarli, quindi bisogna allenarsi. Allora, vediamo un attimo. Locanda HL, andiamo a vedere se questo oggetto non ha più cariche. Ah cazzo, non ho più rune. Formalault è un GM. Adesso lo salutiamo, ciao! Virgola, no! Fatti vedere. Ecco qua. Oh, carica, aspetta. Spazio segreto. Cava di... questo c'ha una carica. Allora, vediamo un attimo. Spazio segreto. Merda. Ok, ci sono ancora gli spazi segreti. Oh, qua ci sono i mostri. Mamma mia. Avevo una carica. Questi sono i libri per fare i vari kit di cappello, gonna, corpetto femminile. Insomma, io vi consiglio di andare. Il gioco è gratuito adesso. Andate su Terre Incantate, iscrivetevi che tanto è gratuito, i GM sono fantastici
E soprattutto c'è un'altra gente, signore dei Lich, vedete, questo spara. Che qua ci stavo. Merda, drago, no, il drago no. E ci sono i draghi, ovviamente. Oh, ho un problema, devo invisibilizzarmi. Invisibilizzami. Ok, così non mi vede il drago. Ovviamente, devo fare bank, se non... Madonna, mi ricordo ancora. Questa è la banca, questi sono i miei soldi. Anche da fuori. Allora, ok, prendiamo tutto e mettiamo nel libro. Ma ce l'ho i soldi, ho 20.000. Allora, perfetto, perfetto, forse ce la facciamo, eh. Vediamo un po'. Destard, erano tutti dungeon. Guardate, questi sono tutti i libri delle rune. Andiamo a vedere questo qua, vediamo se funziona. Oh, ho fatto il gate. Oh, vedete, questo è un dungeon. Qua si entrava. Oh, merda, merda, esci fuori. Ok. Save il journey, vediamo un po'. Vediamo chissà se posso rientrare. No, non posso rientrare. Chi è? Ancora le teste. Le teste delle persone. Perché ci facevamo gli sgarroni a vicenda. Perché potevi prendere le varie, diciamo, parti del corpo e utilizzarle a casa. È fantastico. Oh, ecco. Ecco gli animali. Vi faccio vedere il mio animale. Sempre se mi ricordo come cazzo si fa. Oh, sono usciti tutti gli animali. Merda. Allora, guardate. Ho il mio cavallo infuocato. Guardate qua, guarda che bello. Ho il drago che si poteva mettere pure l'armatura. Guarda che figo. Puoi mandare all'attacco i tuoi animali. Prima potevi allenare un drago, un dragone. Guarda, questo è uno degli animali più potenti. Infatti ti occupa 5 slot. Perché lo potevi mandare ad attaccare la gente. Vedi? Guard, follow, drop, kill. E se facevi kill potevi mandarlo ad uccidere. E giustamente noi abbiamo da allenare le skill. Poi ci sta wrestling. Yes. Sta cooking, perché puoi anche cucinare. Mining, perché puoi minare. Questo gioco si minava prima di Minecraft. Kiverly, valutate intelligence. Al 100% di forza mentale, vedi? Fishing, perché puoi pescare. E più ce l'hai alta, più puoi... Remove trap, ci sono tantissime. Stealing, perché puoi rubare. Vediamo se rubiamo. È troppo distante, vediamo. Però se ruba il GM lui se ne accorge. Vediamo un po'. Ecco qua. Se clicchiamo su Animal Lore, esce la salute. Vedete che bello. Salute, stamina, mana, forza. Forza è pesantissimo di forza. Difficoltà musicale per i bardi. Fisica, vedi le resistenze. Danni 100%, danni basta 38. Poi puoi richiamarlo a te. Puoi fargli la resurrezione. Ok ragazzi, io vi consiglio tranquillamente di provarlo. Tanto è gratis, vi registrate, scaricate. E dovete praticamente scaricarvi il gioco, che è gratuito da dove lo scaricherete, da Terre Incantate. E inserire i file, quindi copiare e incollare i file nella cartella di Ultima Online, quelli di Terre Incantate. Aprire il Razor, che è il... come si chiama? Diciamo quello che vi serve per far partire il gioco e per andare sul server di Terre Incantate. E poi ragazzi vi divertirete, perché dovrete capire un sacco di cose. Se vi piace questa tipologia di giochi, io ve lo rifaccio, eh. Quindi ci sentiamo alla prossima con magari un altro di questi bellissimi gameplay.